Sono Enrico Pedemonte, sono stato professore di chimica industriale all'Università di Genova, dove per 44 anni mi sono occupato di ricerche nel campo dei materiali plastici polimerici. Sono il direttore della commissione didattica dell'AIM, che si occupa della diffusione della cultura scientifica e tecnologica sulle materie plastiche. L'AIM è un'associazione privata, Associazione Italiana di Scienza e Tecnologia delle Macromolecole, che riunisce quanti sia nel mondo accademico sia nel mondo industriale si occupano di studi sulle materie plastiche. A tal fine l'AIM ha un consiglio direttivo e statutariamente il compito principale è quello di diffondere la cultura in Italia delle materie plastiche. Per questo l'AIM organizza tutti gli anni una scuola a Palazzo Feltrinelli a Garniano sul lago di Garda e i volumi contenenti le lezioni sono pubblicati dalla edizione Nuova Cultura nella collana Quaderni AIM. Questa collana è diretta dal professor Mauro Aglietto dell'Università di Pisa e i testi sono testi monografici che contengono informazioni sui temi più avanzati nei diversi settori. L'altra collana edita da Nuova Cultura, la collana Testi AIM, che io ho l'onore di dirigere, si occupa invece di diffondere la cultura delle materie plastiche a livello di base. Quindi pubblica dei volumi che sono rivolti in particolar modo agli studenti e a quanti vogliono accostarsi al settore delle materie plastiche per implementare le loro conoscenze. Per questo i volumi della collana Testi AIM sono scritti da docenti con esperienza didattica pronunciata, in grado quindi di diffondere con un linguaggio particolarmente semplice i concetti elaborati. I volumi sono poi sottoposti alla revisione di referee, per cui esistono garanzie sufficienti per una buona qualità di questi volumi. Questi volumi, questa collana contiene due volumi pubblicati a suo tempo dall'AIM che la edizione Nuova Cultura ripropone perché sono ancora validi. Il primo in due tomi riguarda un panorama generale sia della scienza che della tecnologia e delle applicazioni delle materie plastiche. L'altra opera è eminentemente didattica ed è i fondamenti di scienza dei polimeri che la Nuova Cultura pubblica dal 2009 e che è particolarmente dedicata agli studenti
ed è commisurata su quelli che erano i programmi delle università sino a non pochi anni or sono. I programmi delle università sono cambiati oggi, per cui l'AIM ha deciso di pubblicare una nuova collana di volumi a partire dal numero 4 della collana testi AIM. Il numero 4 è Fondamenti di struttura, proprietà e tecnologia dei polimeri ed è stato pubblicato nel 2011. È un testo di base particolarmente semplice che contiene le generalità sulla scienza, la struttura e la tecnologia delle macromolecole. Accanto a questo testo fondamentale esistono una serie di piccole monografie, piccole o grandi monografie su settori specifici che o non hanno trovato spazio nel volume di base oppure rappresentano settori molto specifici e particolari. Ad esempio la sintesi delle macromolecole, che è pubblicata nel volume numero 5, non ha trovato adeguato spazio nel volume di base perché abbiamo ritenuto che non fossero sufficienti una ventina di pagine per descrivere minutamente la sintesi dei polimeri. Altri temi, come ad esempio la reologia dei materiali polimerici, non trovano assolutamente spazio nel volume di base e quindi richiedono una monografia particolare. Questi volumi, come ripeto, sono stati scritti da docenti con collaudata esperienza didattica e sono stati sottoposti alla revisione di referì scelti tra i più prestigiosi esperti nei singoli settori. I volumi editi dalla Nuova Cultura sono disponibili on demand e al seguente indirizzo email: ordini@nuovacultura.it. Quindi tutti gli interessati possono rivolgersi direttamente o tramite libreria alla edizione Nuova Cultura per avere rapidamente i volumi a casa loro. I prezzi sono molto contenuti per garantire una maggiore distribuzione al nostro lavoro. Grazie.